Allora, io nell'entusiasmologia esperienziale sono andato a fare corsi nei posti più belli del mondo, ma sempre alla ricerca dell'evento magico. L'evento magico, per definizione, è la luna piena. La luna piena ha della magia potentissima, proprio perché, adesso lo vediamo, lo vediamo. Allora, con la luna piena tu puoi farti aiutare dalla natura per raggiungere quello stato di allineamento che è quello che poi ti permette di accedere intuitivamente all'intelligenza infinita e ti può permettere anche di raggiungere la beatitudine, no? Quindi noi facciamoci aiutare dalla natura. Da chi in particolare? In particolare questo è, diciamo, il maestro assoluto in tutti i sensi. Allora, noi abbiamo due protagonisti qui in gioco. Abbiamo il Sole e la Luna. Il Sole è la fonte di ogni esistenza fisica, sostiene l'energia vitale, l'amore del maschile per il femminile, dall'anima del Sole ci si può arricchire di preziosissime virtù, è anche l'anima simbolo del padre che invita i giovani figli al raggiungimento della loro autosufficienza fisica e materiale, della razionalità felice caratterizzata da un ego sano, costruttivo, che fa bene a se stessi e agli altri. Sapete che ci sono delle scuole di pensiero importantissime, diffusissime, soprattutto di origine orientale, no? Che partono proprio dall'annullamento dell'ego come base per raggiungere l'illuminazione, no? Perché ce l'hanno con questo ego qua, no? Sti orientali qua? Perché il concetto, diciamo, che è anche un po' la base del buddismo è: siccome quando tu desideri, le probabilità che si realizzano i desideri sono scarse, allora fai in modo di non desiderare più, in modo che così almeno ti rilassi, no? Se sei rilassato. Allora, prima vi ho detto che il desiderare, il volere è la base dell'evoluzione della nostra vita, adesso smetti di desiderare, cosa fai? Ti spegni, no? Cioè, quando non hai più desiderio. Cioè, qui il problema non è annullare l'ego, l'ego è il desiderare, qui il problema è facciamo diventare il nostro ego sano. Sano cosa vuol dire? Cioè che iniziamo a fare dei desideri belli, che ci danno più gioia, che migliorano il mondo, che migliorano le cose, che migliorano la realtà. Non va annullato l'ego. È il maestro dell'ego sano per definizione. Guarda, queste sono le virtù che di cui ti puoi arricchire riuscendo ad entrare in una relazione d'amore incondizionato con il sole, cioè quello che permette sapete, no? Cioè, il trasferimento delle informazioni avviene in base a dove è l'attenzione. Quindi noi l'attenzione è dove, a cosa io mi collego per ricevere informazioni. Quindi quando io l'attenzione la do al sole, io inizio a scambiare informazioni. Se io col sole penso che ho letto il giornale che mi dice che mi fa invecchiare, mi fa venire i tumori, mi fa venire tutti gli accidenti, io guardo il sole e dico, c'ho paura, proteggiamoci e non succede un cazzo, capito? Ma se io guardo il sole e sono consapevole che dai suoi fotoni io posso imparare tantissimo, perché è proprio il fotone che arriva dal sole, che è ricchissimo di intelligenza e di informazioni, quali sono le virtù di cui io mi posso arricchire interagendo nell'ammirazione, in amore con il sole? Cioè si tratta di fare l'amore con il sole qua, sto parlando in senso in tutti i sensi, eh. Cioè proprio una roba proprio di percepire, di essere in amore con questa cosa che è l'origine di tutto quello che abbiamo, che siamo, che ci circonda e che vive. Quindi l'anima del sole, il divino maschile, il simbolo del dare, quindi l'anima della luna è il ricevere, l'anima del sole è il dare, cioè il dare incondizionato, no? Cioè tu immagina, qui c'è il sole che regala energia a tutto il sistema solare, a tutto l'universo. Noi, qua c'è il sole, qua siamo sul pianeta Terra, che giriamo intorno e ci prendiamo questa energia qua, un po' dell'energia che lui butta fuori, a gratis, e grazie a quel po' di energia che lui butta fuori, riusciamo a essere, esistere, c'è la natura, c'è la vita, gli animali, il mondo vegetale, c'è tutto, cioè tutto esiste grazie alla luce del sole. Ma è un dare incondizionato, no? Cioè tu quando ti metti lì
col sole, no? Il sole ti dà l'energia, ti dà l'intelligenza, ti dà le informazioni. Non è che poi ti presenta il conto e ti dice adesso cosa mi dai in cambio. Cioè non c'è proprio dare in cambio, è un dare basta, è un dare incondizionato. È potentissima sta roba qua. Anche perché dal punto di vista esoterico-magico voi sapete che più dai, più ti potenzi. Se nel relativo più dai, più togli a te stesso, più ti impoverisci, nell'assoluto più dai, più ti potenzi. Più dai, più ti potenzi. Quindi è proprio attitudine al successo e al trionfo, autosufficienza fisica e materiale, benessere, sicurezza, ricchezza, ricchezza anche economica, eh? Stabilità, splendore, coraggio, volontà, ego sano e felice, fierezza, potenza, vitalità, forza, entusiasmo. Queste sono le virtù di cui tu ti puoi arricchire semplicemente vivendo un'esperienza di meditazione, d'amore con il sole, anche a livello immaginativo, anche solo a livello immaginativo. Se invece di farlo solo a livello immaginativo, lo fai all'alba, o lo fai con la luna piena, o lo fai proprio guardando il sole, e quindi i suoi fotoni ti arrivano nell'occhio, ti entrano nel cervello, capisci che è una roba di una potenza dirompente, se uno è consapevole di queste cose. Perché è importante la luna piena, no? Come esperienza iniziatica, per accedere anche a tutto il sapere che riguarda la luce del sole? Perché è importante la luna piena? Perché la luna, invece, che simbolo è? È il simbolo del divino femminile, del ricevere nell'invisibile, quindi del dare nel visibile, del ricevere nell'invisibile. È l'assoluto, no? Cioè è l'aspetto misterioso. La luna c'è, non c'è, si vede, non si vede. Cioè la vediamo in base alla luce che ci riflette del sole. C'è sempre una parte nascosta, misteriosa, ma c'è un evento che succede tutti i mesi in cui invece è rivelata piena. Quindi è quello il momento magico della luna, quando è piena, quando non ha parti nascoste. E infatti che cosa succede? Cioè dal punto di vista dell'energia, tu c'hai la luce, sai che come fa la luna a essere piena? Perché la vediamo accesa tutta? Perché qua c'è la luna, qua c'è la Terra, il Sole sta da questa parte, però il Sole riesce a illuminare pienamente la Luna, piena tutta, stando dall'altra parte. Cosa succede alla luce del Sole maschile? Questa luce qua, con tutti questi fotoni, con tutte queste virtù qua che partono dal Sole, arrivano sulla Luna, si riflettono dalla Luna e si prendono tutte le informazioni dalla Luna. Quindi tutti i fotoni con le informazioni dell'anima del Sole vanno sulla Luna, rimbalzano dalla Luna, si prendono tutte le virtù della Luna e arrivano nel tuo occhio, capisci? E arrivano nel tuo cervello. Quando tu, se tu hai l'occasione, quando ti capita che c'è la Luna piena, te fermati lì, guardala, cioè anche se non riesci ad amare, lascia che gli occhi... che la luce della luna piena entri nei tuoi occhi, arrivi nella tua corteccia visiva. Tu non hai idea di quanto bene ti può fare, perché è proprio il maschile, il femminile in pieno amore. In pieno amore. Cioè, dov'è qua? Non c'ho il controllo, non so perché non c'ho più. Si sta muovendo tutto più veloce. Allora, la luna piena che cos'è? È il simbolo del femminile pienamente in amore con il maschile che permea il cielo e la terra, della razionalità, volontà e determinazione in amore con la spiritualità, l'emotività e l'immaginazione. Capisci che quando tu riesci ad avere la tua razionalità, la tua volontà, la tua determinazione tipica dell'energia dell'archetipo del sole, con in amore, quindi in pieno comunione di intenti, collaborativa, non è in competizione. Cioè, noi sapete, siamo stati tutti educati a vivere in modo competitivo, no? E abbiamo anche nella nostra testa un maschile che è in competizione con un femminile, sempre. Cioè, qua si tratta di entrare in amore, in piena comunione, in piena collaborazione. È quella comunione a cui gli alchimisti si riferivano con questa simbologia qua, no? Che cos'è questa simbologia? Questo è il sole, questa è la luna. Cioè il maschile e il femminile, quando tu riesci a farle diventare
essere in amore in te, il caduceo, proprio il simbolo della comunione di intenti, lì che cosa succede? Succede che si attivano la cornucopia della ricchezza, della bellezza, dell'abbondanza, della saggezza, cioè la cornucopia di tutto. Cioè si aprono nuovi mondi, capito? E si aprono nuovi mondi, ma perché sei tu che sei diventato potente. Ma perché sei diventato potente? Perché hai saputo essere in amore. Con cosa? Con gli due elementi fondamentali da cui dipende tutto ciò che esiste. Aspetta, Tac, che faccio la faccia. Quindi, quando il sole è in amore con la luna, tutte le stelle vibrano di gioia. Quando porti il tuo sole, il tuo maschile, la tua razionalità, il tuo rapporto con il visibile ad essere pienamente in amore con la tua luna, il tuo femminile, la tua spiritualità ed emotività, il tuo rapporto con l'invisibile, tutto l'universo si inchina a te. A celebrare il tuo entrare in relazione con il vero, con il tuo genio nella vera gioia. Finalmente. No, mi vengono dei flash di corsi pazzeschi che ho fatto alle Maldive, io con queste... E poi facciamo ovviamente la meditazione qua, no? Con la luna piena e te veramente lì vieni fuori che non ti riconosci più. Non ti riconoscono più quando torni a casa. Cosa faccio? Faccio che tiro fuori le cose o faccio l'entusiasmologo che condivido gli strumenti grazie al quale si possono accedere poi si può accedere alle cose? Perché qua vale per la luce, ma vale per qualunque altra cosa. Per qualunque altra cosa, tu qualunque cosa tu dai la tua attenzione, questo è un elemento fondamentale a cui io tengo tantissimo, che tu dai l'attenzione a una malattia, un oggetto, una persona, te quando dai l'attenzione a una persona, te stai già interagendo, capisci? Stai già interagendo con l'anima, anche solo se dai l'attenzione a quella persona lì. E quando tu riesci a essere in questo stato qua, che è uno stato di grazia, uno stato di equilibrio, che è quello che dovremmo avere tutti per natura, no? Cioè il bambino nasce così, in quello perfetto. E poi ci squilibriamo, no? Diventiamo razionali, competitivi e ci dimentichiamo. L'invisibile ci dicono che non esiste. E quindi quello che noi dobbiamo riuscire a fare è proprio quello lì, cioè riuscire a ritrovare questo equilibrio interiore nostro che poi ci permette, qualunque sia la nostra passione, qualunque sia l'oggetto del nostro interesse, di avere questa capacità intuitiva che è determinante.